Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino, le principali notizie di oggi. Velo d'astico, schianto fra due auto all'incrocio in zona industriale a Seghe, un ferito. La causa della collisione potrebbe essere una mancata precedenza, un'auto non avrebbe rispettato lo stop, centrando l'altra di passaggio. L'impatto è stato particolarmente violento, sul posto accorse un'ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco. Il ferito è stato portato all'ospedale di Sant'Orso. Arzignano SVT al centro studi di Arzignano, nuova corsa per gli studenti dell'Alta Valchiampo. Con la nuova corsa aggiuntiva gli studenti attendono l'autobus solo pochi minuti, rientrano a Chiampo, Arso, San Pietro Mussolino, San Pietro Vecchio e Crespadoro con circa un'ora di anticipo, senza la necessità di un'uscita anticipata da scuola. Previsioni meteo 17-19 novembre. Una perturbazione sta lambendo le Alpi di confine. Dopo il passaggio, correnti fredde e settentrionali si riverseranno sulla pianura padana, portando un sensibile calo termico. Il cielo rimane terso, ottima visibilità grazie ad un basso tasso di umidità. La pagina dell'Eco Nazionale, sciopero generale, si sono fermati 4 ore bus e metro, nessun disagio per il trasporto aereo. Lo sciopero di oggi, promosso da CGIL e UIL, per quanto riguarda i trasporti, è andato dalle 9 alle 13, lo ha stabilito il MIT. Sport, tennis, ATP Finals. Sinner vince il gruppo verde, Sinner batte Rune, fa 3 su 3 alle ATP Finals e chiude al primo posto del suo girone verde. Al Palalpi Tour l'Alto Atesino si impone dopo 2 ore e 32 minuti di gioco e adesso attende di conoscere il suo avversario in semifinale, sarà il secondo del gruppo rosso. Il CDM approva il pacchetto sicurezza più tutele alle forze dell'ordine, stretta sulle truffe. Pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, numerose le novità, tra cui più tutele delle forze dell'ordine, oggetto di violenza o lesioni, l'introduzione di un nuovo reato per punire chi partecipa o organizza rivolte nelle carceri, il contrasto alle occupazioni abusive con procedure lampo per la liberazione delle immobili, la stretta alle truffe nei confronti degli anziani. Caro Voli, l'antitrust ha aperto un'inchiesta. Ancora le compagnie aeree nel mirino dell'antitrust che vuole fare luce sul caro Voli. Per questo è stata avviata un'indagine sull'uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento, in particolare tra la penisola, la Sicilia e la Sardegna. È tutto, grazie dell'attenzione. A domani.